Pulizia e sanificazione di uno split a parete, un condizionatore. Sigla! Ciao, benvenuto da Marco di GMC Specialist. Oggi ti voglio far vedere in questo video due pulizie. Un condizionatore, che è questo, che è stato utilizzato poco e quindi la pulizia, la manutenzione, la sanificazione sarà più contenuta. L'altro condizionatore, che è questo, che invece è stato utilizzato molto. Giusto per darti un'idea, vediamo se si vede già, solo aprendo la scocca possiamo vedere, vediamo se si vede, anzi la apriamo proprio, quello utilizzato molto, che è questo qua. Lo puoi notare solo vedendo il dietro della scocca iniziale, ok? Questo invece, a parte i filtri che sono pressoché quasi puliti, anche la batteria dell'unità interna si vede molto pulita, ok? Adesso iniziamo con smontare la macchina. Cosa useremo per fare la pulizia della prima macchina? Quindi innanzitutto dobbiamo partire dai filtri. Partiamo dai filtri. Abbiamo il nostro amico, il Chinook. Ci aiuteremo con il jet gun. Il jet gun è una pistola ad acqua compressa a 6 bar con il suo interruttore a una sacca che io vado a riempire con 5 litri di acqua. Dopo che l'ho riempita comodamente, la metto, la incastro con il suo gancino, ok, chiudo, e me la metto a tracolla. Questo è un prodotto pronto all'uso, non va diluito. Questo lo vado a spruzzare direttamente sul filtro. Questo serve a detergere i filtri, quindi non è aggressivo e anche profumato, tra le altre cose. Facciamo agire per qualche minuto, dopodiché con il nostro jet gun andiamo a pulire. Regoliamo il getto che ci serve. Come puoi vedere, sta già uscendo. La batteria di scambio, come puoi vedere non c'è un grosso sporco davanti. Perché? Perché lo sporco viene filtrato dai filtri, per quello che si dice dei filtri tenerli più puliti possibili, perché quella micropolvere che può passare tra il filtro o addirittura dopo la maglia va ad attaccarsi qua. Cos'è il discorso in questo caso? Che quindi è una macchina con neanche un anno e mezzo di vita o due, o comunque utilizzata poco. Il problema si crea qua nella vaschetta. Praticamente questa, che è una macchina molto pulita a livello di batteria, andiamo a vedere nello scarico c'è la proliferazione di inizio di muffe. Questi puntini neri qua sono muffa che è causata dal ristagno dell'acqua, che in una bacinella può sempre starci, ok? Anche che sia perfettamente a bolla o fuori bolla, qualsiasi situazione, la bacinella serve per recuperare l'acqua che viene giù dal clima. Tanto più è sporca l'unità
evaporante, che è la batteria che abbiamo visto prima, tanto più si sporcherà la bacinella sotto. Questa operazione di pulizia possiamo farla anche in modo autonomo, se sei un esperto. Altrimenti, come consiglio sempre io, chiama un tecnico abilitato che possa mettere mani all'impianto, soprattutto quando c'è da iniziare a smontare. Come avevo fatto in un video precedente per farti vedere una sola pulizia e igienizzazione veloce, la può fare chiunque. Queste operazioni qua è meglio farle fare un tecnico abilitato, perché se poi smontando rompete qualcosa, poi sono dolori. Ok? Io intanto vi faccio vedere le operazioni preliminari. E poi un'altra cosa che vi faccio vedere è sotto le alette. Quando una macchina si vede che è sporca, dà le alette. Adesso andiamo a smontare i flap. Questo, ribadisco, è un qualcosa in più, ma che non devi andare a fare tu, ma devi farlo fare al tecnico. Però intanto che ci siamo, ti faccio vedere il tutto. Queste sono le alette. Andiamo a vedere adesso com'è messa la ventilante. La ventilante è pressoché pulita. Vedi che non ci sono grumi di polvere. L'andremo comunque a dare una soffiata, vedi che ci sono delle macchiette. Gli andiamo a dare una soffiata e una spennellata con un pennellino apposta per poter pulire questa ventilante qua. Ecco, adesso abbiamo visto praticamente come puliamo questa unità, che comunque è pulita, ma il problema grosso tecnicamente adesso ce l'ha solo nella vaschetta. Per pulire questa unità utilizzeremo prima l'evaporator cleaner, che è schiumogeno, evaporator cleaner foam. Poi andremo con l'evaporator cleaner, che non è schiumogeno, è aerosol e basta. Ok? Questo qui ha anche un beccuccio che serve se devo andare in posti particolari. In questo caso qua io parto così. Questa operazione consente a far sì che il prodotto penetra dentro le lamelle. Okay. E pian piano, sciogliendo, si tira giù tutto il residuo. Adesso che è andata praticamente via la schiuma grossa, noi con evaporator cleaner, che è un igienizzante, che non è virucida, però uccide germi, batteri e tutto quello che è di sporco, igienizza. Gli attacco la sua cannetta e vado con la pressione dell'aerosol a fare questa operazione qua. Allora gli do un colpetto con la carta, giusto per evitare che mi arrivi addosso la schiuma, ok? Quella che è poco, che è rimasta. E poi con questo qua vado a passare tutta la batteria. In questa maniera qua io pulisco completamente la batteria e la igienizzo, ok? Perché questo è un getto potente che passa fino dietro. Sempre mascherina, guanti, perché bisogna tenere pulito. Soprattutto i punti, se riesco anche dietro, perché anche dietro c'è, però in questo caso è una batteria che è stato usato poco, ma è sempre stato tenuto molto pulito, a differenza dell'altro condizionatore che vedremo dopo. Adesso che abbiamo fatto l'igienizzazione e la pulizia della batteria, possiamo sanificare con un presidio medico chirurgico Sanibac. Questo prodotto viene venduto in confezione da litro e va diluito. Con un litro di questo faccio 25 litri di prodotto, ok? L'importante è utilizzarlo dopo aver fatto la pulizia, se no non posso dire di aver sanificato, ok?
Quindi io con questo prodotto qua, col mio trigherino già diluito, quello che mi serve, vado a spruzzare su tutta la batteria. Esiste anche un prodotto aerosol che si chiama biocide. Così siamo sicuri al 100% che abbiamo pulito e sanificato, ok? L'ultimo passaggio che ci rimane, se c'è la necessità, io la consiglio sempre, ma bisogna vedere caso per caso, è il drizzle. Il drizzle serve a disincrostare gli scarichi condensa. Con il tempo, questo ancora no, ma ci saranno delle macchine che avranno sporco, molto sporco. Questo sporco che rimane in vaschetta va poi a finire nel buchino di scarico della macchina, che si può vedere lì. Lì è lo scarico della condensa. Pulire bene lo scarico condensa e disincrostare, utilizzo questo prodotto qua che va messo giù diretto così nella vaschetta, in modo tale che vada a fare l'azione nelle tubazioni. Questo in base alla capienza, alla situazione di sporco e tutto, vado a pulire quello che sono le tubazioni dello scarico condensa senza danneggiarle, perché non è aggressivo. Questo è quello che abbiamo tolto. Adesso ripasso. Vedi? Una mano giro l'aletta, con quell'altra, con un pellinino a setole morbide, vado a passare tutte le alette. Come puoi vedere in diretta c'è qualcosina, ma poca roba. È proprio un po' di polverina, non c'è niente di più. Cosa vuol dire? Che avendo questo sistema, questa ventila, la ventola pulita, io ho, oltre ad avere il massimo flusso di aria, ho l'aria che mi passa dalla batteria che abbiamo appena igienizzato e pulito e sanificato, è perfetta. Ok, questo è un passaggio d'aria. Noi adesso andiamo a passare un panno. Andiamo a vedere, c'è un po' di sporco, chiaramente è nero, ma in compenso non ci sono blocchi di polvere. Così possiamo dire di avere pulito, igienizzato, sanificato batteria, vaschetta, bacinella e addirittura anche sgorgato lo scarico con i tre prodotti che hai visto, anzi quattro prodotti. Allora, per completare tutto il lavoro ben fatto, rimane l'ultimo. Lo Starlux, questo serve a pulire le scocche di plastica, ok? Che siano le scocche di plastica, la canalina. Noi lo spruzziamo direttamente sul panno, vedi che è schiumoso. Andiamo a passarlo sulla macchina e la macchina torna come nuova. Dopo che gli abbiamo fatto una pulizia del genere, la macchina è nuova, la facciamo tornare nuova anche la scocca di plastica, non crea problemi alle scritte, non crea problemi, chiaramente non metterla sulla parte elettronica, però gli diamo una bella pulita così, anche magari sulla canalina, la parte sotto, le alette che non avevamo visto prima, su, proprio a chiuso, vedete?
poca roba, ma ce n'era un po' di sporco anche davanti qua, ok? E noi siamo operativi al 100% e abbiamo fatto un lavoro ottimo.